Bio preferiti del mese di marzo con le youtubers in pink. Sigla! Ciao bellezza e bentornate! Oggi video in collaborazione come al solito con le youtubers in pink, un gruppo di Facebook che ha come amministratrice la mia amica Sara, a cui mando un grande bacio. Come ogni mese facciamo i preferiti del mese, del periodo. E questo mese, anche questo mese, il mio video sarà rigorosamente bio, quindi bio preferiti del mese di marzo. Allora, iniziamo subito con questa acqua di rose, questa qui che praticamente è un tonico molto molto fresco di Arch and Cells, un sito francese che ho avuto, con cui ho avuto il piacere di collaborare poco tempo fa, e questo è veramente un ottimo tonico viso. Io praticamente l'ho verso in una bottiglia con l'erogatore e lo spruzzo direttamente sul viso. Molto delicato, all'acqua di rosa, al profumo di rosa, e mi trovo veramente benissimo. Lo sostituisco a volte all'acqua termale, quindi praticamente la uso per stendere anche i fondi liquidi e mi trovo benissimo. Mi piace veramente tanto, questa qui è bio al 100%. Poi altro prodotto per il corpo, questa volta vi parlo di Volga Cosmetici, il mare addosso, sapore di mare e scrub. Questo è Mari Orientali, è speziato, uno scrub corpo, ecco qui, e lo sto usando praticamente quando faccio la doccia, mi trovo veramente benissimo. Mi piace molto, questo è un regalo della mia amica Saretta, a cui mando un bacio, ti abbraccio, mi piace veramente tanto. Poi, altro preferito del periodo, vi parlo anche questo mese, l'ho inserito anche il mese scorso nei video preferiti di febbraio, anche questo mese lo inserisco, ve lo faccio rivedere, questo gel detergente biostimolante bianco latte puro oro, della linea puro oro di Tuscany Farm. Anche questo, è andato via il sole, vabbè, anche questo è un ottimo gel detergente. Io amo i gel detergenti in generale, mi piace tantissimo usarli dopo essermi struccata. È buonissimo, delicato, lascia la pelle molto fresca, liscia, e è molto, insomma, gentile sul viso, mi piace veramente tanto. E anche questo mese l'ho usato tantissimo. Poi, altro preferito, questo struccante della Green Door, eccolo qui, che ho iniziato ad usare. Praticamente questo qui è da 150 ml e tra l'altro molto profumato, è una schiuma praticamente struccante che mi piace tanto, insomma strucca veramente bene e mi sto trovando bene, l'ho iniziata ad usare. Poi tra l'altro, quando con l'arrivo della primavera, a me piace tantissimo provare prodotti per il viso nuovi, comunque prodotti che mi facciano stare, diciamo, fresca, e questo qui è uno di quelli che mi piace veramente tanto usare. Poi, altro prodottino che sto riscoprendo, che comunque mi ha fatto scoprire la mia amica Sara, sono le gocce di Cadì, sono comunque oleose e sono ottime per il contorno occhi e per il contorno labbra. Antirughe, insomma, mi piace veramente tanto. Ecco qui la boccettina, ne basta veramente pochissimo, insomma, è quasi intatta, si usa veramente con il contagocce, ma ci vuole una vita a finirle, però veramente veramente straordinari, insomma, idratano il contorno occhi in una maniera assolutamente favolosa e comunque molto distendono tutta la zona perioculare, veramente veramente ottimo. Come accessorio questo mese vi mostro questi orecchini che mi piacciono tanto, sono gli orecchini del mese che, insomma, indosso molto in questo mese, ho indossato tantissimo perché sono molto, mi piacciono come mi stanno e quindi li uso spesso. Come prodotti di make up ho voluto inserirvi due matite di neve, una pastello labbra e una pastello occhi. La pastello labbra, si tratta di Aragosta,
questo bellissimo colore adatto comunque per la stagione estiva. Sapete che le pastello labbra si possono usare anche senza rossetto, hanno una texture molto cremosa, molto morbida e veramente sono eccezionali. Io le amo quasi tutti i colori perché le amo veramente tanto. E ho voluto mostrarvi l'aragosta perché con l'avvento della primavera uso colori più chiari, chiaramente come tutte noi. Quindi, vi ho fatto lo swatch di aragosta di Neve Cosmetics, pastello labbra, ora vi faccio lo swatch di Zaffiro, che è una pastello occhi, molto molto bella, molto intensa, che si può usare tranquillamente come matita occhi sotto, sopra gli occhi, sotto gli occhi e all'interno degli occhi. Si può usare come base. Allora, la pastello occhi Zaffiro, ve la swatch a fianco ad Aragosta come vi ho detto, ed è una pastello occhi, un blu molto intenso dall'effetto metallizzato, a mio giudizio, veramente bella. Ecco qui. Questi sono gli swatch. Sta Aragosta labbra e Zaffiro occhi, veramente bellissime. Vi ho voluto inserire due prodotti make up perché comunque anche ci sono prodotti bio make up molto validi, quindi volevo farvi vedere queste due meraviglie. Poi vi mostro il mio fedele pennello della Real Technique, questo qui, che praticamente lo uso molto anche d'estate, in primavera lo uso sempre, perché comunque sapete che al passaggio tra inverno e primavera io passo praticamente ai fondi compatti in polvere, minerali, comunque fondi non in crema, non li sopporto di questo periodo, ragazze, che volete che ci posso fare, e quindi mi avvalgo sempre comunque del mio pennellino, questo qui diventa indispensabile, e per stendere in special modo i fondotinta, le cipre e tutto quanto, perché veramente fa un lavoro eccellente. La coprenza che ti può dare un fondo liquido te lo dà anche un fondo minerale compatto se usi il pennello giusto. Ecco ragazze, ecco il concetto. E questo qui fa estremamente il suo lavoro a pieno, insomma. Poi, ultimo prodottino, ho inserito un profumo, perché inserisco sempre un profumo, ed è il So Elixir Purple di Yves Rocher. Questo profumo molto intenso, io amo moltissimo i profumi che hanno come base i fiori, i fioriti, quindi questo è fantastico, non so descriverlo, comunque è un profumo di fiori, bello, 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 e mi piace veramente tanto, insomma, lo uso in questo special modo, in questo periodo dell'anno. Questi erano i miei preferiti di marzo con le youtubers in pink. Nell'info box, come al solito, troverete tutti i canali che partecipano a questa collaborazione. Io vi mando un grande bacio, ringrazio le youtubers in pink, ringrazio Sara, vi invito a passare da tutte loro, passate dai miei social, iscrivetevi al mio blog, al canale se non l'avete ancora fatto, spolliciateli in su se vi è piaciuto il video. E noi, se vi va, ci vediamo la prossima volta. Mi raccomando, fate le brave. Ciao bellezze!